È sicuramente un problema perché la liquidità in portafoglio, come sappiamo, non rende nulla nella migliore delle ipotesi, oppure addirittura sottrae rendimento quando i rendimenti sono negativi. L'industria del risparmio gestito è chiamata a dare soluzioni accettabili, interessanti, e quindi nel concreto significa offrire prodotti con un profilo di rischio rendimento adeguato. Purtroppo i fondi monetari a cui molti italiani erano affezionati non funzionano più perché il sottostante non rende più nulla, per cui vengono trovate soluzioni a volte interessanti come i fondi multi-asset, come fondi comunque dal absolute return, ad esempio con un profilo, dicevo, rischio-rendimento interessante, che vuol dire fornire nella sostanza qualche punto percentuale all'anno di rendimento, ma con un rischio decisamente accettabile. Dal punto di vista obbligazionario, l'anno scorso un asset class che ha sofferto tantissimo, quest'anno sta tornando all'attenzione dei risparmiatori. Questo ci fa anzitutto molto piacere perché l'investitore italiano è tradizionalmente abituato all'investimento in obbligazioni, siamo i famosi bond people, arriviamo da una tradizione di investimento nel debito italiano. In particolare però quest'anno Jupiter si pone con un atteggiamento molto particolare nel campo obbligazionario. La strategia Dynamic Bond è totalmente priva di rischio a yield, veramente ai minimi storici, perché pensiamo che di essere alla fine del ciclo economico, specialmente in America, quindi totalmente priva di rischio. Con in portafoglio, quasi la metà del portafoglio è concentrato su titoli a AAA del debito americano e del debito australiano. In particolare l'Australia è un paese che ci interessa tantissimo nel mondo obbligazionario perché sta subendo una frenata molto importante l'economia, in particolare le banche erogano meno credito. C'è una crisi immobiliare incipiente e quindi pensiamo che la parte a lungo della curva australiana possa dare ulteriore soddisfazione. Quindi diciamo poco rischio sia nei paesi emergenti sia nel campo a yield, molta difensività ma rendimenti decisamente interessanti, perché da inizio anno nel campo obbligazionario i nostri fondi stanno andando decisamente molto bene. Dynamic Bond rende quasi il 3,5% da inizio anno. Diciamo, più che intelligenza artificiale, i big data sono un tema che ci interessa esplorare. E il tema è come mai un gestore attivo, generalmente associato con la decisione umana, va a esplorare il campo dei big data. Questo succede perché il nostro punto di vista è che l'investitore attivo deve sempre cercare il vantaggio competitivo nel conoscere meglio il titolo in cui sta investendo, avere un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza nel selezionare le azioni o le obbligazioni nella maniera migliore possibile. I big data offrono questo tipo di supporto, è un campo totalmente nuovo. Ci sono a disposizione nel mondo dei set di data molto importanti, molto interessanti. Ogni volta che strisciamo una carta di credito, ogni volta che cerchiamo su Google con la geolocalizzazione un'informazione a riguardo di un'attività commerciale, lasciamo tracce. Tutte queste tracce vengono raccolte da provider che mettono a disposizione anche degli investitori attivi come noi questo tipo di informazioni. La cosa interessante è come utilizzarli. Noi stiamo assumendo in Jupiter delle figure di data scientist, cioè persone che riescono dal pacchetto grezzo di dati a tirare fuori quel set di informazioni che ci servono per avere un nuovo vantaggio competitivo nell'investimento. Quindi ecco perché un investitore attivo come Jupiter, specialmente nel campo azionario, trova un vantaggio nello sfruttamento di informazioni nuove in qualche modo, o meglio di nuovi modi di tirare fuori informazioni interessanti al servizio dell'investitore.